favorevolissimo allo sport e alle strutture. Solo che queste non devono essere utilizzate per scopi privatistici. Opponetevi alla cementificazione ulteriore di questo bellissimo campus. Pensate che sia un campus, cioè un luogo idoneo per gli sport dei bambini, dei ragazzi e anche degli adulti, ma gratuito, non a pagamento. Uno spazio verde, c'è la scuola lì, c'è lo spazio verde di fianco, lasciamolo, è un diamante in mezzo ad uno schifo purtroppo urbanistico che si è diffuso anche in Emilia-Romagna. Guardate che l'Emilia-Romagna è la terza regione per cementificazione del territorio. Quella petizione fu portata all'epoca al sindaco Martignoli, il quale disse: la scuola la dobbiamo costruire, il parcheggio serve, però vi lasciamo comunque un'area verde, il campo da calcio che c'era fu spostato qua, infatti quelle due porte furono messe all'epoca dal sindaco Marchignoli, proprio perché questo doveva essere una zona lasciata in compensazione, diciamo così, con il cemento che era già stato fatto. Ora, a distanza di un tot di anni, arriva un'altra amministrazione che di quello che fu all'epoca e delle promesse che furono fatte all'epoca, più di 1000 persone che firmarono quella petizione, se ne è dimenticato, e quindi vogliamo andare a cementificare anche questo pezzo qui. Nasce tutto da una delibera della giunta comunale di questa estate, del luglio del 2023, dove la giunta, e quindi capitanata dal nostro sindaco Marco Panieri, autorizza la ulteriore cementificazione di tutto questo spazio che oggi attualmente è liberamente fruibile da noi cittadini. È vissuto, è uno spazio effettivamente utilizzato per creare aggregazione. Vorremmo che oggi questo spazio continuasse ad essere utilizzato da noi cittadini così come lo abbiamo utilizzato fino a mezz'ora fa, sostanzialmente. Perché se oggi io posso utilizzare questo campo liberamente, senza pagare, da domani dovrò pagare un'associazione sportiva, dovrò pagare il centro sociale per sopravvivere chiederà maggiori finanziamenti al comune, quindi il comune da qualche parte questi fondi che darà al centro sociale dovrà prenderli, e quindi ovviamente è tutta una partita di giro sostanzialmente. Il prefetto ci ha risposto effettivamente dicendo che sarebbe auspicabile anche da parte del comune e delle associazioni creare dei momenti di aggregazione, dei momenti di socializzazione. Ora la domanda è: questi momenti di aggregazione, questi momenti di socializzazione li creiamo facendo queste strutture e quindi chiudendo ulteriormente, limitando ulteriormente gli spazi pubblici, o li favoriamo lasciandoli così come sono e il comune ci mette del proprio organizzando delle manifestazioni, organizzando anche degli eventi? L'amministrazione comunale molese si vanta, no, di essere ecologista e Green, sotto tanti aspetti, dalle piste ciclabili alla promozione dell'elettrico, anche adesso la proposta di non far pagare i parcheggi qui in centro storico all'auto elettrica forse, e via dicendo. Poi nella pratica cosa succede? Succede tutt'altro, nella pratica quello che viviamo è molto diverso, e neanche di un mese fa è l'abbattimento di 30 pioppi in un'area di parcheggio prossima al centro, che casualmente ha perso parcheggio da una parte, ne ha riacquistati altrettanti abbattendo 30 piante. E quindi diciamo che anche la contraddizione è evidente. Poi l'ultima cosa è
lo spirito partecipativo che il comune dice di voler intraprendere. In realtà oggi qui non troviamo nessun amministratore della città e quindi è vero, questa partecipazione a quanto pare è nonostante solo a parole. Sia stato... Salve, mi scusi, ma lei alla sua veneranda età cosa fa qua con questo cartello? Vabbè, io venerando non l'avrei messo, però allora ascoltami bene. Per favore, silenzio lì. Mario! Ho una nipote di 8 mesi e io sono un vecchio romantico. Avrei piacere di lasciare alla piccolina un mondo, non dico migliore che non ce la faremo più, ma almeno che non sia peggio. Il verde è la gioia e la vita per i bambini. Quindi non c'è Panieri, se mi senti, lo so che non mi vuoi bene, però mi stai simpatico, non farla questa cosa, non farla, fai un giorno in più di autodromo piuttosto, vai assieme alla Penasti là a fare 2 selfie, ma il parco, la libertà dei bambini, lascialo, perché i bambini sono il nostro futuro. Dai ragazzi, su. Non metto il cappello sopra questa manifestazione, che qualcuno poi andrà a finire che pensare anche questo, ma non è vero. Su questo siamo tutti d'accordo. Le attività sportive vanno aumentate, vanno favorite e il verde va ampliato e non ridotto. Spero che questa battaglia, come le altre due che sono avvenute in pedagna, serva a qualcosa. La fortuna questa vostra, della pedagna, di voi che abitate qua, è di avere una specie di campus come ci sono in Inghilterra e negli Stati Uniti. Accanto alle scuole ci sono dei grandi campus, cioè sono grandi spazi verdi dove si esercitano tantissimi sport gratuitamente. E questa è un'eccezione più unica che rara qua. E va conservata, cioè va ampliata, non va ridotta. Potremmo pensare che nel 2009, quando è stata inaugurata questa scuola, la risposta dell'amministrazione comunale è stata che ci voleva una quarta scuola a disposizione per il quartiere Pedagna, perché l'aumento della popolazione rendeva necessario avere 4 scuole, perché le altre 2 scuole, una sono le elementari, le scuole medie, quelle le ex Orsini che sono diventate le Andrea Costa, e le altre appunto erano le Andrea Costa e una sono le scuole medie Santa Zennaro. Quindi la risposta fu: ma ci vuole una quarta scuola. È stata talmente rapida la decisione che nel frattempo c'era così tanto bisogno di scuole che le Andrea Costa sono state trasferite dove erano le vecchie Orsini, queste sono diventate Orsini, le vecchie Andrea Costa sono state chiuse e adibite uffici, quindi in realtà non serviva poi così tanto una quarta scuola, ma invece siamo l'unico quartiere che è rimasto ancora senza un asilo e una scuola materna. Dico forse ragionare un pochino di più in prospettiva. Questo modo qua di gestire, volevo solo dire, io sono abito a Casal Fiumanese, volevo semplicemente dire, di 350 anni, ma volevo semplicemente dirvi che questo modo di amministrare ciò che è pubblico non è solo qualcosa che attiene alla gestione di Panieri e di Imola, perché a Casal Fiumanese è stata fatta la stessa cosa. A Casal Fiumanese, di fianco al centro sportivo, al campo, c'è un campetto più piccolo dove i ragazzini liberamente andavano a giocare a calcio. Si è deciso, perché oggi se sei una società sportiva e non hai un campo in sintetico farai fatica a fare degli abbonamenti, si è deciso di plastificare il campetto, di renderlo sintetico, chiuderlo ovviamente, e a Casal Fiumanese è uno dei pochi comuni che non ha uno straccio di campetto con 2 porte per far giocare i bambini. Quindi questo è proprio ormai un metodo, fa parte della loro genetica, quello di sfruttare, di mettere a frutto degli spazi pubblici verdi, oggi particolarmente importanti e fondamentali.